un'assemblea regionale della Federcanottaggio nelle vesti di una festa celebrativa di tutto ciò che di meglio il canottaggio ha realizzato nel 2015. È quella che giovedì scorso si è tenuta presso la sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, gremita all'inverosimile di atleti, tecnici e dirigenti che hanno confermato il Friuli Venezia Giulia come una delle primissime regioni italiane nel canottaggio a 360 gradi. A fare gli onori di casa, il dottor Siderini in rappresentanza della BCC di Staranzano e Villesse, alla presenza del presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin, il consigliere nazionale Crozzoli e il presidente del comitato regionale della Federcanottaggio D'Ambrosi. È stata presentata una relazione esaustiva dell'attività svolta nel 2015, nella quale hanno trovato spazio l'attività del comitato regionale, l'attività scolastica, quella sportiva, quella di rappresentativa regionale e quella specifica delle società, riconoscendo atleti e tecnici, ma anche dirigenti, giudici, arbitri e giornalisti, primatori di una stagione da ricordare. Dopo le parole di elogio del presidente Brandolin per la relazione e le successive linee guida per il 2016, il piatto forte è stata la premiazione di atleti, di allenatori e società particolarmente distintisi nella passata stagione. Sono stati premiati gli atleti Accatino, Bonaccorsi, Brassi, Brezzivilli, Clagnaz, Colognatti, De Rogatis, Dukic, Ferrarese, Flego, Forcellini, Ghezzo, Gioia, Mansutti, Matiacic, Natali, Parma, Pierazzi, Eva e Tiziano Prelazzi, Quartana, Salci, Sfiligoi, Tedesco, Ustolin, Visintin, Weiglein, tutti del Saturnia. E poi Buttignon, Ilaria e Serena Lise, Locci, Musio, Romano e Sansa del Timavo, Denic e Millo del Nazario Sauro, Martini del Padova, Stars del Monate e i tecnici Gioia, Ciacchi, Candotti, Barbo, Cristin, Ciriello, Bruniera. Inoltre sono stati consegnati il Trofeo Azzurro d'Italia Mario Justin al Saturnia, il Trofeo Luca Vascotto a Matteo Romano, il Trofeo Coppa Femmina al Saturnia, il Trofeo Corrado Davide a De Rogatis del Saturnia, il Trofeo Ciano Valente al Saturnia e il Trofeo Enea Salvi sempre al Saturnia. Sono stati eletti infine protagonisti della stagione 2015 come miglior atleta uomo Piero Sfiligoi del Saturnia, come miglior atleta donna Beatrice Millo del Nazario Sauro. Miglior giovane è risultato Leonardo Verrone del Saturnia. Il miglior tecnico è stato Stefano Gioia, sempre del Saturnia. Il miglior equipaggio, il 4 di coppia del Saturnia, vice campione del mondo per club di Coastal Rowing. Il premio Masaraki Sgordeos Zaffiropulo è andato ad Andrea Colognati del Saturnia e infine la borsa di studio Studi e Remo 2015 è stata assegnata a Piero Sfiligoi. Perché volevo proprio essere presente per testimoniare intanto il ringraziamento non soltanto mio ma dell'intera giunta regionale del movimento sportivo in genere del Friuli Venezia Giulia, alla vostra federazione, al presidente D'Ambrosi, a tutti i tecnici, a tutti i dirigenti delle varie società che ho conosciuto, che conoscevo già, in particolare nella mia provincia, e che ho conosciuto in questi 3 anni di presidente, perché l'ho ricordato anche il vostro presidente alla fine, il feeling, posso dire così, adesso parlano tutti in inglese, insomma, parole in inglese anche pronunciabili come ben avete forse capito, forse troppo, infatti bisogna usare l'italiano, diciamo l'amicizia e la stima reciproca, come dire, anche non manifestata pubblicamente ma concretamente manifestata tra di noi, tu l'hai scritto, è qualcosa di importante che non riscontro in tutte le federazioni. Nella vostra, quando ho bisogno di qualcosa, il comitato regionale o quelli provinciali hanno bisogno di qualcosa, trovo sempre una porta aperta nella vostra società, nel vostro presidente, nella federazione. Quindi ci tenevo molto a essere in questa vostra assemblea, che è un'assemblea ovviamente che fa il punto dell'annata 2015 e soprattutto programma, come giusto sia, il futuro, il 2016, della vostra attività. Quindi è una piccola banca, però la devo ringraziare perché insomma ci sta aiutando in tantissime discipline e su tutti i territori dove sta lavorando, compreso Trieste. Quindi questo è anche un motivo di soddisfazione, perché evidentemente troviamo per strada degli amici che ci aiutano, in questo caso aiutano il vostro canottaggio. Primo ragionamento che mi sembrava giusto sottolineare: bravura dei vostri dirigenti a trovare questi sponsor in un momento di difficoltà finanziaria e economica, insomma, che non so se sta finendo, ecco, da quello che riesco a capire
tanti lo dicono che sta finendo, insomma, speriamo che effettivamente stia finendo, si stia riprendendo dal punto di vista economico. Il secondo punto che tu hai sottolineato, cui tengo moltissimo, è l'attività col mondo della disabilità. Devo dire la verità, insomma, che in questa nostra regione da tanti anni e ultimamente in particolare non c'è federazione che non sia aperta al mondo della disabilità, e questo mi fa molto piacere perché credo molto nella capacità dello sport di aiutare coloro i quali sono meno fortunati e le famiglie soprattutto di questi ragazzi e di queste ragazze. Quindi un applauso per quello che stai facendo, per quello che farete ancora in questo senso.